mozione presentata dai deputati Mazzetti e Battilocchio ad oggetto di iniziative per una nuova disciplina delle costruzioni e per la riforma della legge urbanistica. La deputata Mazzetti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente, signor Ministro. La velocità con cui si sviluppano i processi di trasformazione urbanistica socio-economica negli ultimi anni sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Ruolo fondamentale nel rapporto fra l'umano e l'urbano e il modo di vivere e abitare. Nello spazio urbano si avverte pertanto la necessità di nuove politiche edilizie ed urbanistiche in grado di pianificare e costruire le nostre città. Per affrontare queste sfide non è più rimandabile una riforma organica del testo unico dell'edilizia, anche in seguito al recente salva casa, ma anche di una riforma generale dell'urbanistica. A ciò si aggiunge il tema dell'edilizia popolare con scarsità di disponibilità di alloggi accessibili. Federcasa ha evidenziato la necessità di un piano casa di almeno 250.000 alloggi, anche mediante utilizzo di aree e strutture Concluda. pubbliche. Detto ciò, non credo che sia importante avere oggi una risposta per sapere quale sono la linea da che lei sta seguendo per la nuova disciplina del testo unico delle costruzioni, Grazie. dell'edilizia popolare e residenziale, tempi e modalità. A Grazie. lei ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego. Grazie Presidente, che bella giornata di sole quella di oggi. Sole. Ringrazio. È una constatazione meramente meteorologica, È una cosa ovviamente. meteorologica, ma Meteorologica. peraltro qui la È luce è anche artificiale. una presa d'acqua. Portava dall'esterno un messaggio. Arriva Prego, tanta Ministro, luce prego. da fuori, è solo questo Esatto, che mi prego, prego. limitavo a sottolineare. Ringrazio per il quesito che mi consente di ribadire il costante impegno del Ministero nel settore della casa dal primo giorno dei 2 anni dell'insediamento. La casa, che è un'assoluta priorità sia dal punto di vista sociale che da quello economico. Abbiamo una visione chiara di quello che abbiamo fatto e faremo nei prossimi anni. Grazie al confronto portato avanti più volte con gli operatori di settore, stiamo intervenendo su entrambi i fronti dell'edilizia privata e dell'edilizia pubblica in una duplice prospettiva temporale di breve e medio periodo, finalmente andando a progettare. In relazione all'edilizia privata, dopo l'adozione del decreto legge Salva Casa, che aiuterà milioni di italiani a superare piccoli problemi burocratici all'interno delle quattro mura che si protraggono da decenni, stiamo lavorando inoltre per garantire un'attuazione omogenea di tali misure sull'intero territorio nazionale. Da un lato è imminente la definizione della modulistica che, dopo l'intesa in conferenza unificata, sarà messa a disposizione di tutti i comuni per le nuove procedure in sanatoria. Dall'altro lato abbiamo raccolto dagli operatori di settore e dalle amministrazioni comunali alcuni quesiti sull'attuazione di questo salvacasa e sulle linee guida da affrontare. Nel medio periodo invece intendiamo giungere a una riforma organica del testo unico dell'edilizia, finalmente semplificando e sburocratizzando, con l'intento di fare chiarezza e semplificare le regole. Il prossimo passo sarà rappresentato dalla presentazione di un disegno di legge a cui stiamo lavorando per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni. Contiamo entro fine anno, entro la fine di quest'anno, di concludere il confronto sul tema per poi portare in Consiglio dei Ministri un testo condiviso. I problemi che la Commissione Ambiente di quest'Aula sta discutendo sul cosiddetto Salva Milano confermano d'altronde l'esigenza di adeguare norme ormai risalenti nel tempo e stratificate alle esigenze di sviluppo di un comparto strategico per l'economia nazionale, con l'obiettivo ultimo di abbassare il prezzo degli affitti e dell'acquisto, soprattutto della prima casa. Da ultimo stiamo intervenendo, come da lei sottolineato, anche sul settore dell'edilizia residenziale e pubblica, in questo caso anche in una duplice prospettiva temporale. Grazie alle modifiche introdotte nel disegno di legge di bilancio che andremo a discutere, lanceremo a breve la sperimentazione di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale fondati su operazioni di partenariato pubblico e privato incentrati sul recupero e la riconversione del patrimonio immobiliare esistente. Inoltre, vado a chiudere, nei prossimi mesi sarà adottato il piano Casa Italia, tema che non si affrontava da decenni, che dopo appunto troppo tempo di mancata pianificazione intende affrontare in chiave organica i problemi del disagio abitativo per una complessiva riorganizzazione del sistema casa in sinergia con gli enti territoriali. Il piano fornirà
risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrando i piani di edilizia residenziale e edilizia sociale, individuando modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzando l'uso dell'offerta abitativa disponibile. Insomma, dopo 50 anni il tema casa per questo Ministero e per questo Governo torna a essere assolutamente centrale. Grazie. La facoltà di replicare la deputata Mazzetti, prego. Grazie Ministro, sono contenta della sua risposta e soprattutto sono soddisfatta del fatto che dopo tanti anni, come lei giustamente ha detto, partendo dal salva casa, questo governo, questo Parlamento, questo Paese sta iniziando a riparlare di un settore strategico per il nostro Paese, dal punto di vista economico, sociale, culturale, architettonico, ma anche e soprattutto ambientale. Quello che lei sta annunciando ci fa molto piacere, a me ma a tutto il gruppo di Forza Italia, e darà sempre dalla sua parte, perché il tema è centrale. Oggi però siamo di fronte a una situazione imbarazzante dal punto di vista normativo, con una stratificazione di norme che partono dal 1942, la 1150, la legge urbanistica, che ancora è in vigore, la 1444 del 68, un testo unico delle costruzioni del 2001 e la modifica del titolo quinto della Costituzione. Ecco, noi dobbiamo superare tutto questo facendo un testo unico delle costruzioni che raccolga edilizia urbanistica e sicurezza nei cantieri, è fondamentale, e visto l'importanza dei numeri, della tecnologia, delle maestranze che c'è nel nostro Paese, io gli suggerisco che sarà anche opportuno nel nostro futuro presente di pensare anche a fare un G7 delle costruzioni, perché è talmente un settore strategico che sarebbe fondamentale per lanciare l'economia, le maestranze del nostro Paese. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Sottanelli ed altri, ad oggetto iniziative di competenze in relazione al progetto di rete ferroviaria italiana, di ammodernamento della tratta Pescara-Roma e alle connesse espropriazioni, con particolare riferimento all'ipotesi alternativa della cosiddetta variante Plus. Il deputato Sottanelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente, signor Ministro. La tratta ferroviaria Pescara-Roma è lunga 160 km. Per fare 160 km nel 2024 si impiegano circa 4 ore, quindi bene gli investimenti per l'ammodernamento e per la sicurezza della tratta ferroviaria. Sono già stati appaltati 2 lotti per quasi mezzo miliardo di euro, ma questi progetti prevedono la demolizione di 100 abitazioni con 100 famiglie, con alcune aziende dove lavorano circa 100 dipendenti che dovranno essere delocalizzate e alcune di loro potrebbero chiudere. Il comitato Comfer, che conta oltre 2.500 iscritti, ha sposato fin dall'inizio la variante Plus, una variante progettata da Italferre RFI, che era stata inizialmente presa in considerazione. Invece si va avanti in maniera decisa sul continuare a demolire queste abitazioni. Concluda. Contro tutta la volontà dei cittadini. Quindi noi chiediamo di fermare e sospendere subito i lavori e sviluppare e portare avanti il progetto con la variante Plus. Bene, sentiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego. Grazie. Premessa, come lei ricordava, rappresento che nell'ambito dei collegamenti ferroviari la direttrice Roma-Pescara riveste un ruolo rilevante e fondamentale nei programmi di sviluppo e di potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria nazionale. Vorrei ricordare che a causa dei ritardi registrati nella conclusione degli iter autorizzativi e dell'impossibilità di completare i lavori entro il 2026, termine previsto al PNRR, il Governo si è impegnato a individuare una copertura finanziaria alternativa al PNRR per il finanziamento dell'opera. A tal proposito, nella seduta del 29 febbraio scorso del CIPES è stata approvata l'assegnazione di ben 720 milioni di euro di risorse FSC per il raddoppio della Roma-Pescara, considerato di rilevanza strategica per stabilire un efficiente collegamento trasversale appenninico e sanare l'inadeguatezza delle linee ferroviarie attualmente presenti nei territori interessati, come lei ricordava. Per quanto attiene alla scelta della soluzione relativa ai lavori di realizzazione del lotto 1, interporto d'Abruzzo-Manoppello, è stato seguito tutto il regolare iter autorizzativo attraverso lo svolgimento del dibattito pubblico, delle valutazioni di impatto ambientale, che hanno portato alla valutazione della impossibilità di perseguire la variante Plus per ragioni di natura tecnica, normativa, ambientale e idraulica,
oltre che economica e temporale, in considerazione anche della presenza di alternative progettuali meno impattanti sotto i suddetti profili. Tali decisioni sono già state assunte sulla base dei pareri rilasciati dalla Commissione Tecnica del 6 settembre 2022, quindi prima dell'insediamento di questo Governo, e della Sovrintendenza Speciale per il PNRR del 10 marzo 2023, tenuto anche conto degli esiti della relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico con delibera del 27 aprile 2023 della Giunta regionale abruzzese. Per quanto attiene quindi all'attività espropriativa in corso da lei accennata, RFI ha comunicato che alla luce dei contatti avviati con le circa 80 famiglie e con le realtà industriali coinvolte, sono in fase di sottoscrizione accordi con molti degli interessati coinvolti. Si segnala inoltre che l'intervento in oggetto non determinerà nuove cesure del territorio, in quanto il raddoppio nell'ambito del comune di Manopello è in stretto affiancamento alla linea esistente, che già oggi presenta queste caratteristiche. Per quanto concerne, vado a chiudere, lo stato di avanzamento dell'intervento, sono state affidate le prestazioni per i primi due lotti della Roma Pescara. Entrambi i progetti sono stati modificati, recependo alcune delle proposte avanzate in sede di dibattito pubblico dai cittadini del territorio. E il loro completamento, nel rispetto del cronoprogramma concordato, risulta dirimente sia per l'assegnazione dei finanziamenti erogati, sia per la contrazione temporale posta come criterio premiale di aggiudicazione. In conclusione, ribadisco l'esigenza e l'impegno mio di procedere in tempi rapidi con gli interventi approvati nel rispetto di tutte le procedure previste per legge. Qualsiasi variazione progettuale, infatti, significherebbe oggi non realizzare un'opera attesa da tanto tempo. Grazie. A facoltà di replicare il deputato Sottanelli, prego. Signor Ministro, non siamo soddisfatti della sua risposta. Lei prima ha inaugurato questo question time dicendo che era una bellissima giornata, si è messo anche una cravatta trampiana, però non siamo fortemente in disaccordo con lei. Azione è per la realizzazione di infrastrutture che migliorano il Paese. La mia esperienza passata da amministratore di ente locale, avendo le sue stesse deleghe, lavori pubblici, trasporti, ho sempre realizzato infrastrutture per i cittadini, non contro i cittadini, per la comunità, non dividendo ulteriormente quella comunità. Questo deve fare un bravo amministratore. In questa vicenda la politica regionale e territoriale purtroppo è stata assente. È stata assente e siamo arrivati dove lei ci ha detto. Bravi tecnici di RFI e di Italferre, che ad esempio per un bravo privato, giustamente, hanno fatto la giusta variante. Qui stiamo demolendo 100 abitazioni. Lei, signor Ministro, a febbraio 2024, visto che prima citava le date, è venuto in Abruzzo in campagna elettorale e ha preso l'impegno con questi del Comitato che si sarebbe interfacciato con RFI per capire come si poteva risolvere il problema. Lei, signor Ministro, si è fatto i selfie in campagna elettorale con i rappresentanti del Comitato. Lei, signor Ministro, o non ha parlato con RFI o non è stato ascoltato, perché le rilevanze tecniche erano da superare per la variante plus, erano molto più semplici di quelle di andare ad abbattere 100 abitazioni. Concluda. E dare la possibilità di riconnettersi. Lei, signor Ministro, sta usando le ruspe contro i cittadini, sta usando le ruspe per distruggere il loro passato, i loro sentimenti, senza nessuna sensibilità. Lei si era impegnato a bloccare e a vedere questa infrastruttura. Questo non è successo. Lei ora, signor Ministro, deve fermare i lavori e portare avanti la variante plus, anche perché il finanziamento non è più PNRR, è FSC, e quindi abbiamo più tempo per recuperare gli errori fatti fino ad adesso. Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Maccanti ed altri, ad oggetto criticità della disciplina in materia di installazione dei portabici sulle automobili. Prego, onorevole Maccanti. Grazie Presidente, signor Ministro. Oggi vogliamo sottoporre alla sua attenzione, all'attenzione del Governo, un tema che sta destando e ha destato in queste settimane molte preoccupazioni alle centinaia di migliaia di persone che utilizzano la bicicletta e hanno necessità di trasportarla, produttori, distributori e tante associazioni. Mi riferisco in particolare alla nuova normativa sui portabici, che vale anche per i portasci, cosiddetti a sbalzo, quelli montati
sul portellone posteriore o sul gancio traino, che così come novellata lo scorso autunno da due circolari MIT per esigenze di tutela della sicurezza stradale, metterebbe fuori legge tutti i dispositivi oggi in commercio, imponendo nuovi costi e nuova burocrazia. Sul tema il Parlamento ha approvato un documento di indirizzo del gruppo della Lega in fase di discussione del nuovo codice della strada e per quello sono a chiederle quali iniziative intenda intraprendere per coniugare la necessità di garantire la sicurezza stradale con l'esigenza di evitare oneri eccessivi per i contribuenti. Grazie. Grazie. Ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego. Ringrazio il gruppo della Lega per l'interrogazione che mi permette di ricordare che noi abbiamo chiesto e ottenuto i voti per semplificare la vita ai cittadini, non per complicare la vita ai cittadini. Ci manca il dibattito sul portabici. Rappresento che la circolare MIT del settembre 23 individuava procedure idonee a consentire la circolazione in sicurezza di strutture portabiciclette che occultano le luci e la targa per motivi di sicurezza. Ora la sicurezza per me è fondamentale, tanto che finalmente settimana prossima arriva per l'approvazione definitiva in Senato il nuovo codice della strada. Per un conto è la sicurezza, un conto è l'ottusità burocratica. In assenza infatti di una regolazione di settore, tali strutture, i portabici e i portasci, comunemente utilizzate nella prassi, risultavano in contrasto con gli standard di sicurezza del vecchio codice della strada e erano quindi oggetto di puntuali contestazioni dagli organi di polizia stradale che dovrebbero essere impegnati in altro. Fermo restando l'obiettivo imprescindibile, ripeto, della sicurezza, a fronte delle problematiche rappresentate da cittadini, imprese e associazioni di ciclisti, ho chiesto ai tecnici del Ministero specifici approfondimenti e l'attivazione di tavoli di confronto aperti anche alla partecipazione degli operatori di settore che ho incontrato anche ieri inaugurando la fiera dell'EICMA di Milano per le due ruote. Il nostro obiettivo è stato quello di individuare soluzioni alle criticità segnalate, semplificando la vita alle famiglie. Il confronto nei tavoli si è rivelato assolutamente proficuo, grazie anche all'interlocuzione con il Ministero dell'Interno è stato infine individuato un percorso che in coerenza con l'attuale quadro normativo evita il problema principale dell'annotazione delle strutture portabici sulla carta di circolazione, individuate dalle associazioni operatori di settore come onere eccessivamente gravoso. La soluzione prefigurata per recepire le proposte emerse dal tavolo di confronto prevede la revisione della circolare del settembre 23 e l'emanazione di un decreto interministeriale, semplifico per chi ci segue da casa. In particolare non sarà più necessaria la visita e la prova presso la motorizzazione civile, ci mancava giusto questo, nonché l'annotazione sulla carta di circolazione per i portabici montati su gancio traino, che possono eventualmente coprire targhe e luci posteriori. Sarà richiesto all'utilizzatore di avere copia dei documenti forniti dal produttore del portabici, omologazione, istruzioni di montaggio e di utilizzo. Verranno inoltre chiarite le direttive sul limite di sagome e sul funzionamento delle luci posteriori dell'auto quando si utilizza il portabici, al fine di delimitare l'ingombro massimo di tali strutture. Si tratta, lo ribadisco, di un intervento ispirato alla riduzione al minimo degli oneri amministrativi per le famiglie e per le imprese di produzione, nella consapevolezza che la mobilità ciclistica rappresenta un settore di primaria importanza per un paese come l'Italia, su cui come Ministro e come Ministero stiamo investendo. Come evidenziato dal report Viaggiare in Bici 2024, elaborato dagli operatori di settore, questa forma di mobilità ha visto un significativo incremento delle presenze di cicloturisti rispetto al 2022 con un impatto economico diretto di spese stimabile in oltre 5 miliardi e mezzo di euro in crescita del 35% sul 2022. Quindi problema risolto, è frustrante che mentre i cittadini americani eleggono il nuovo presidente noi dobbiamo fare tavoli di lavoro interministeriali per portare le bici sui tetti delle macchine. Ci siamo riusciti. Della serie, hai voluto la bicicletta. Ha facoltà di replicare alla deputata Maccanti, prego. Noi la ringraziamo, signor Ministro, siamo evidentemente molto soddisfatti per questa risposta, la ringraziamo come gruppo della Lega perché per primi avevamo raccolto le forti preoccupazioni da parte degli utenti e da parte dei produttori e distributori e naturalmente la ringraziamo da parte di tanti cittadini e da parte di tante associazioni che hanno creduto in lei e nella sua capacità di ascolto ancora una volta e nella sua capacità di dialogo, di comprensione e nella sua volontà di eliminare la burocrazia.
anche perché le conseguenze sarebbero state davvero conseguenze importanti. In questo modo invece evitiamo nuovi costi e soprattutto nuova burocrazia, evitiamo, come lei ha ricordato, la visita e la prova alla motorizzazione civile, motorizzazioni civili che ancora un po' soffrono per la cronica carenza di personale, evitiamo discriminazioni nei confronti dei cittadini italiani che sarebbero stati soggetti a limitazioni qui in Italia che invece i cittadini dell'Unione Europea non avrebbero avuto, e mettiamo anche fine a una querela giudiziaria, perché si era addirittura andati al TAR e sicuramente si sarebbe andati al Consiglio di Stato, come lei ha detto, per i portabiciclette. Quindi ancora assolutamente grazie, regole chiare e soprattutto scritte nero su bianco, Ministro, in una norma specifica che garantirà da un lato sicuramente la sicurezza stradale, ma senza oneri e appesantimenti burocratici. Ancora una volta, come lei ha detto, si conferma il suo impegno, il nostro impegno, l'impegno del Governo e del Parlamento per una mobilità ciclistica con regole chiare e in sicurezza. E questo impegno, come lei ha ricordato, si concretizzerà davvero tra pochi giorni con l'approvazione del nuovo codice della strada, che appunto riporterà le nostre strade in sicurezza, aggredirà le principali cause di incidentabilità e soprattutto torneremo a regole chiare sulle nostre strade. Ancora grazie e avanti così, Ministro. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Pastorino. Ha oggetto iniziative di competenza in merito al progetto di trasferimento dei depositi chimici nel bacino portuale di Genova San Pier d'Arena. Il deputato Pastorino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie signor Presidente, signor Ministro. Il tema è quello che diceva appunto il Presidente. Abbiamo già presentato un quesito presso la Commissione Ambiente per quello del trasferimento di Carmagnane Superba da Multedo, cosa auspicata da anni gli abitanti di quel quartiere, in un altro sito che è stato individuato in San Pier d'Arena, sta assumendo a livello di ITER anche degli aspetti veramente sconcertanti, anche dal punto di vista dell'ITER stesso, se lo dice anche il commissario straordinario dell'autorità portuale in una nota inviata anche al suo ministero, laddove comunque si potrebbe verificare addirittura un duplicamento di siti, l'utilizzo di due accosti sia lato ponente e lato levante, e con l'impossibilità di utilizzare scassi in radice sul ponte Somalia di ponente, con tutti i problemi che riguardano la sicurezza sul lavoro e della zona, ma anche senza contare sulle prescrizioni circa la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali, perché sono stimate con questa ipotetica operazione, che però è al vaglio anche dal MASE, una perdita di 12.000-15.000 ore di lavoro al termine a San Giorgio. Quindi la domanda è se per quanto di competenza intende intervenire anche lei in fase di valutazione, il suo ministero in fase di valutazione del procedimento di VIA, un'altra sede per esprimere un giudizio negativo al progetto di trasferimento dei depositi chimici nel bacino portuale di Genova San Pier d'Arena. Grazie, ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, prego. Ringrazio il collega che interroga. La delocalizzazione dei depositi per i prodotti chimici in Multedo è un tema affrontato da diversi anni, come lei e i genovesi sanno, in contraddittorio con i gestori degli stessi depositi, nonché con l'amministrazione comunale di Genova, in quanto l'attuale localizzazione presenta una critica convivenza con il contesto urbano residenziale. Si tratta di una vicenda complessa che al momento è oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Stato. Ricordo infatti che in primo grado il TAR Liguria ha accolto alcuni dei ricorsi presentati contro l'operazione. L'udienza del Consiglio di Stato, fissata al prossimo 14 novembre, quindi fra 9 giorni, è in ogni caso imminente. Contemporaneamente il progetto è all'attenzione del MASE per la valutazione dei profili ambientali di competenza. La procedura è stata avviata il 18 gennaio scorso e risulta ancora in fase di svolgimento. Per quanto attiene alle recenti iniziative della Capitaneria di Porto di Genova, rappresento che il 10 ottobre scorso è stato approvato un nuovo regolamento di sicurezza del porto, entrato in vigore lo scorso 1 novembre. Il nuovo documento raccoglie tutte le disposizioni poste a tutela della sicurezza della navigazione e dell'ordinato efficiente svolgersi dei traffici marittimi nell'ambito delle acque portuali. All'articolo 45, dedicato all'ormeggio delle navi cisterna, resta il preesistente divieto di ormeggio e transito nel porto di Genova delle navi cisterna che trasportano prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 61 gradi centigradi, a eccezione di Multedo. Tale valutazione è legata alla mancanza allo stato attuale di terminal idonei alla movimentazione di tale tipologia di prodotti. In ogni caso, anche qualora venisse previsto un terminal per la movimentazione di questi prodotti in altra area, la Capitaneria di Porto e l'autorità di sistema portuale dovranno procedere preliminarmente ad una valutazione
del rischio, per verificare innanzitutto la compatibilità del passaggio e dell'ormeggio delle navi cisterna nella nuova zona. Solo a seguito di eventuale valutazione positiva dovranno essere previste misure aggiuntive di sicurezza in considerazione delle possibili interferenze nei confronti del traffico e delle operazioni portuali consolidate. In ogni caso, all'esito dei pronunciamenti del Consiglio di Stato, ripeto, per i quali occorre attendere meno di 10 giorni, sarà possibile avere un quadro tecnico chiaro circa la fattibilità del trasferimento dei suddetti depositi chimici. Confermo in ogni caso che qualsiasi valutazione sulla delocalizzazione dei depositi in esame sarà assunta ovviamente nella più rigorosa ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, a partire da quello imprescindibile della sicurezza dell'intera area portuale. Grazie, a facoltà di replicare il deputato Pastorino, prego. Grazie signor Presidente. Signor Ministro, il punto è anche quello lì, perché una volta, diciamo che la situazione mi pare, ma anche dalla sua risposta, abbastanza ingarbugliata. Questa modifica dell'ordinanza della Capitaneria di Porto, quello dell'articolo 46, va proprio nella direzione di prevedere un nuovo sito per il deposito delle sostanze infiammabili, cosa che a oggi è prevista soltanto a Multedo. Da qui la preoccupazione non soltanto per la sicurezza del porto, ma anche la sicurezza del quartiere. Lei è stato più volte, ci siamo visti incontrati sulla torre da poco, quindi lei ha visto di cosa stiamo parlando. Quindi la preoccupazione è tanta, e soprattutto è vero che c'è il Consiglio di Stato tra 9 giorni, ma il Consiglio di Stato va a pronunciarsi su un TAR che è andato a decidere su quanto deciso nel progetto del Comitato di Gestione nel 2021. Il progetto al MASE è completamente diverso e prevede soltanto, tra l'altro con volumi più ampi, lo stoccaggio di Superba e non di Carmagnani, quindi un pasticcio doppio. Quindi secondo me, oltre a valutazioni di sicurezza che devono valere per tutti sull'aspetto del lavoro, è occorre che entri un po' anche la politica, perché sennò rischiamo veramente di autorizzare un pasticcio con 2 poli invece di uno. E questo aspetto, diciamo, che ha citato lei della possibilità potenziale, in presenza di un sito ritenuto idoneo con certe caratteristiche, di far sì che anche le infiammabili entrino laddove oggi non possono entrare, è un elemento non solo di preoccupazione ma anche di grande perplessità per tutti, municipio, associazioni di categoria, i lavoratori portuali, di cui abbiamo parlato spesso, anche del fatto di come si debba difendere il lavoro portuale e della compagnia unica, così come di altri operatori. Qua non lo stiamo mica facendo. Le dico soltanto appunto di mettere un po' l'occhio anche su queste questioni. Per cui torneremo sull'argomento, perché magari dopo il TAR, perché la situazione è veramente contingente, ci saranno assemblee sul territorio anche nei prossimi giorni. Sì, concludo con una battuta, me la permetterà il Ministro. Va bene, lei oggi ci è venuto qua con la cravatta rossa dicendo che c'è una bella giornata di sole, però per farla bene doveva venire anche con un bel ciuffo biondo. Grazie. Il ciuffo biondo, mi mancava. Allora, passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Lupe ed altri ad oggetto iniziative di competenza volte a garantire la sicurezza di passeggeri e personale a bordo dei treni, in particolare sui treni regionali, anche alla luce dei recenti tragici fatti di cronaca. Prego, onorevole Colucci. Grazie Presidente. Signor Ministro, in Italia ogni anno circa 5 milioni e mezzo di persone utilizzano il treno per spostarsi tra città e le regioni. Il 4 novembre scorso un capotreno in servizio sul treno regionale tratta Genova, Brignone, Busalla è stato accoltellato con l'unica colpa di aver svolto il suo dovere e di aver chiesto a 2 persone il biglietto di cui erano sprovviste. Nel corso del 2022 Ferrovie dello Stato ha registrato 32 episodi di violenza contro il personale. Inoltre, dal 2018 al 2022 sono stati oltre 5.000 furti registrati nelle principali stazioni. La situazione, soprattutto sui treni regionali, è diventata insostenibile, al punto tale che il personale di bordo esercita l'autotutela, ovvero si capisce chi è pericoloso e non si chiede il biglietto. Però lei, Ministro, a gennaio 2023 ha annunciato un piano di assunzione di 300 persone ogni 3 anni, raggiungendo 1.500 persone al fine di garantire maggiore sicurezza nella stazione e sui treni. Allora le chiediamo conferma di questo piano e le chiediamo che cosa sta programmando per garantire maggiore sicurezza ai passeggeri e al personale di bordo sui treni, in particolar modo i treni regionali. Grazie. Bene, sentiamo la risposta del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, prego. Grazie. Innanzitutto vorrei esprimere la mia personale vicinanza e quella di tutta l'Aula al capotreno Rosario Ventura, aggredito sul treno da lei ricordato, con cui ho avuto modo di dialogare e che fortunatamente potrà
tornare dalla famiglia, secondo i report medici, entro breve tempo. Approfitto di questo episodio delittuoso per ricordare quello che stiamo facendo e che abbiamo in programma di fare concretamente per aumentare la sicurezza sia per i lavoratori che per i viaggiatori. Questo governo innanzitutto ha incrementato di circa 1.000 i militari, il contingente che era di 5.000 unità delle forze armate impiegate nelle operazioni stazioni sicure, ovviamente non sui treni ma all'esterno della stazione. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno aggiornati alla data di ieri, grazie a questo contingente dall'inizio delle operazioni oggi sono stati effettuati 2.193 interventi, di cui 772 proprio presso le stazioni ferroviarie. Con specifico riferimento poi alle attività promosse dal Ministero che ho l'onore di guidare, segnalo che per le tratte regionali abbiamo riattivato il tavolo previsto dal protocollo per la promozione della sicurezza del trasporto pubblico locale e regionali. Nel corso degli incontri con associazioni datoriali, sindacati e regioni, si è convenuto di strutturare il monitoraggio anche attraverso l'ampliamento delle funzioni dell'Osservatorio nazionale per la promozione del trasporto pubblico locale e regionale. Veniamo ai numeri. Per quanto riguarda le tratte nazionali, nell'ambito del vigente contratto di programma con RFI sono destinati circa 40 milioni di euro per le attività legate alla sicurezza. Ricordo che Ferrovie dello Stato ha creato nel 2023 la società FS Security, di cui lei faceva cenno, e che dall'avvio delle sue attività la società ha registrato significativi incrementi nel numero di controlli. Ad oggi sono 1.150 le ragazze e i ragazzi in pettorina che chi viaggia vede sia nelle stazioni che a bordo dei treni. L'obiettivo è di arrivare a quota 1.500, come da lei ricordato. Nei primi 10 mesi del 2024, rispetto al corrispondente periodo del 2023, si sono registrati, grazie a questi ragazzi che ringrazio in quest'Aula, più 35% di controlli a bordo, più 30% di controlli sugli accessi, più 30% di treni controllati, più 23% di viaggiatori controllati. Tale attività ha consentito l'allontanamento di oltre 360.000 utenti sprovvisti di biglietto e una riduzione delle aggressioni nei confronti del personale del 19%. Ora, è chiaro che è una riduzione positiva, però anche una sola aggressione rimane un vulnus da superare. Qual è l'obiettivo? Quindi aumentare la sicurezza dei lavoratori di Trenitalia, Ferrovie dello Stato e di FS Security. FS Security ha avviato una sperimentazione con la fornitura di body cam, di telecamere personali agli addetti al controllo a bordo dei treni, che sarà allargata anche al personale di front line. Sono state anche attivate procedure per individuare le tratte e i treni maggiormente colpiti, soprattutto sulle linee regionali, in sinergia con le compagnie ferroviarie e con Polfer. Le azioni correttive prevedono l'organizzazione di filtri e presidi in stazione e scorte di rinforzo a bordo treno. Intendiamo proseguire in questa azione promuovendo la positiva interazione tra forze dell'ordine e presidi di sicurezza a carico dei gestori del servizio, al fine di garantire a tutti i lavoratori e viaggiatori il diritto alla mobilità e al lavoro in condizioni di piena sicurezza. Riflessione finale: molti di questi episodi di violenza sono perpetrati da immigrati irregolarmente presenti sul territorio nazionale che devono essere espulsi. Che ne pensi? Grazie. Qualche giudice che usa la toga per fare politica. Ha facoltà di replicare il deputato Alessandro Colucci, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, sulle politiche dell'immigrazione siamo assolutamente in sintonia e credo che questo governo continuerà a portare risultati importanti sia sul contrasto all'immigrazione che sui rimpatri. Per quanto riguarda i dati che ci ha fornito, la ringrazio, sono risultati e dati che evidenziano che il governo non è inerme di fronte al problema della sicurezza che colpisce pendolari e macchinisti e controllori, che purtroppo troppo spesso si sentono abbandonati. Abbandonati a cosa? Alle bizzarrie, quando va bene, e alle violenze, purtroppo, di gang, di giovani, di passeggeri ubriachi, che purtroppo non lasciano sereni i lavoratori sui treni, nelle stazioni e le loro famiglie. Crediamo che non sia accettabile che ci sia una voce nelle stazioni che inviti i passeggeri a occupare il vagone in capo, in modo tale che ci sia maggiore vicinanza al capotreno. Noi insieme, come centrodestra, siamo sostenitori del principio della libertà. La libertà di culto, la libertà di fare impresa, la libertà educativa e la libertà di movimento, che purtroppo abbiamo visto privata durante le norme per la pandemia Covid. Abbiamo assaggiato cosa vuol dire non potersi muovere. Credo che sia importante
importante il lavoro che porterà avanti il governo, verso il quale siamo fiduciosi, per arrivare a una normalità. E mi è piaciuto molto il termine che ha usato, concretezza. Forse per la prima volta questo governo ha dimostrato, per far ricredere i cittadini nella scelta di un governo politico, che le cose si possono fare, abbiamo iniziato a farle, dobbiamo recuperare dei problemi del passato, ma sono veramente fiducioso che si possa arrivare alla fine di questo percorso di governo e di legislatura a una situazione di normalità che i cittadini si meritano, perché si devono alzare la mattina, andare a lavorare e tornare sereni nelle proprie case. Grazie. Grazie a lei.